Ciao, benvenuti nella sesta puntata di questa raccolta di podcast. Abbiamo iniziato un po' a parlare di tante cose, quindi vi prego di non iniziare ascoltando questo audio, ma di tornare indietro ad ascoltare gli altri. Abbiamo 15 minuti di tempo in cui vi posso raccontare altre piccole storielle riguardanti il mio mondo, la mia vita e quello che faccio come lavoro. Nell'ultima puntata abbiamo parlato di alcune piante tra le più comuni e più utilizzate all'interno del mio lavoro, del mio negozio, che sono le piante che appartengono al mondo dei carotenoidi. Voglio citarvene una che tutti conoscete e che tutti avete in cucina e alcune delle sue proprietà, oltre che a quelle tintorie, vi dico anche che cosa ne faccio io nel negozio. Poi vi ricordo di continuare a seguirmi perché arriveranno tante piccole nozioni, perché tutti mi dite da dove prendi queste notizie, da dove prendi tutte le nozioni che hai imparato, tutta l'erudizione che ti sei fatta. Beh, molto semplice, ho diversi libri di testo che ho acquistato negli anni e che mi sono stati tramandati dalla mia famiglia, oppure che ho trovato cercando e ricercando, ma non online, ma nei mercatini, ho avuto molta fortuna. Uno dei più belli che ho mi è stato donato da una cara amica, ma ne avevo già un'altra copia in precedenza e quindi le ho tenute tutte e due, ma quella che avevo non so da dove viene, a dire la verità, per cui ringrazio ancora Daniela per questo bellissimo regalo. È un libro di testa dell'Aboca scritto da Miarelli e Giogli. È uno dei trattati sulle erbe tintorie migliori che ci sono. Allora, oggi vi vado a parlare dello zafferano. Zafferano, il Crucus sativus, ligneo ovviamente, che fa parte della famiglia delle Liliaceae. Lo zafferano l'abbiamo anche in cucina. Dona ai capelli un colore bellissimo, sull'arancio dorato. Non è forte perché le erbe carotenoidi non sono come l'henné o come la lausanne inermis, che appartengono a un'altra famiglia, ma ne parleremo in un altro momento. C'è un'erba che costa meno, lo zafferano, che utilizzo spessissimo, soprattutto per la creazione dei biondi, ma ne parleremo più avanti. Allora, vediamo un attimo di sfatare alcuni miti e di cogliere alcune piccole curiosità. La parola zafferano deriva direttamente dal nome arabo di questa pianta, zafaran, che indica il colore giallo di questa droga. È una piccola pianta erbacea con foglie verdi lineari e fiori violetti. All'interno ha tre stimmi rosso-arancio, lunghi quanto i petali. Sono proprio gli stimmi, una volta raccolti, essiccati e polverizzati, a costituire quella polvere pregiata chiamata appunto zafferano. Lo zafferano originario dalle regioni mediterranee orientali è usato in Oriente sin dai tempi più antichi ed è stato diffuso fino alla Spagna dagli arabi e nell'Europa meridionale dai crociati. Ora viene coltivato in Francia, Italia, Grecia, Persia, Afghanistan, Turchia, Pennsylvania e Cina. Ma il produttore maggiore è la Spagna, che vanta anche il premio per la migliore qualità. In Italia, pensate un po', viene coltivato in alcune regioni, in particolar modo in Abruzzo e in Sardegna. Quindi ciao a tutti gli amici dell'Abruzzo e della Sardegna che dicono sì, è vero, io ce l'ho. Purtroppo il prezzo dello zafferano è piuttosto elevato, non solo per la manodopera che richiede la sua raccolta, ma anche perché l'esigua resa delle coltivazioni, 100.000 fiori, forniscono solamente 5 kg di stimi freschi, che dopo la raccolta, pensate, si riducono ad un solo chilo, quindi una volta essiccati perdono l'acqua, per cui pesano meno. Lo zafferano ha un odore caratteristico piuttosto pronunciato, sapore aromatico e masticato, tinge la saliva di un giallo intenso. Esagerando con la quantità, le sensazioni gustative pseudo-dolci che vengono create nella bocca lasciano il posto prima ad un retto gusto amarognolo, poi un gusto decisamente amaro. Ci avete mai provato? Io ci ho fatto il risotto e nel risotto mi piace, ma ovviamente se ne mettono pochissimi grammi. La sostanza responsabile dell'odore è principalmente l'aldeide safranale, che durante l'essiccamento e la conservazione in magazzino si forma a partire dalla picrocrocina. Sofisticazione della polvere di zafferano con aggiunta di cardamomo o di curcuma può essere possibile e per questo motivo è meglio acquistarlo sotto forma di stemmi interi piuttosto che polverizzato. Significa il taglio della droga. Qui iniziamo a parlare di alcune piccole gergo, più di un piccolo gergo, alcune piccole parole che noi utilizziamo nei parrucchieri arborei, o più che altro io, quando vado a spiegare a chi collabora con me cosa fare nel taglio delle erbe. Che cosa vuol dire? Vuol dire allungare il colore con altre spezie. Se puoi utilizzare in una mescola lo zafferano, ma abbiamo visto costa molto. Le erbe che più si sposano con loro, piccolo segreto, sono appunto la curcuma e lo zafferanone, che è
il cardamomo, che è l'erba di cui ti parlavo prima. Allora, lo zafferano è una tinta perfetta per tingere la lana, la seta o il cotone, con modderramento facoltativo costante del lume, che permette di ottenere gialli e giallo-arancio particolarmente intensi e brillanti, anche se non eccessivamente resistenti. Vi racconto una piccola storia. Quando ero piccolina e passavo i miei pomeriggi all'interno del negozio della mia mamma, più di una volta veniva utilizzata una tecnica di colorazione sui capelli biondi per regalare dei colori dorati. Era proprio far sciogliere all'interno di un pochino di acqua calda una bustina di zafferano, quindi una dose molto piccola, e mescolata, emulsionata con quello che era il balsamo di allora. Se parliamo degli anni 80 o negli anni 50-60, quando questa tecnica si utilizzava sui capelli decolorati, vi ricordo che il balsamo era una sostanza molto grassa. Tutto ciò che è grasso, che è olio, che è oleoso, si lega molto bene a quella che è la scleroproteina dei capelli, cioè la cheratina. La cheratina, lo avete visto in tanti dei miei video di cui parlo, è una proteina solida che diventa solida al contatto con l'aria, ma che non può essere idratata. Non è vero quando si va a parlare dell'idratazione. Il capello non si può idratare, il capello si può ammorbidire, lo si ammorbidisce appunto con le sostanze grasse. Per quello che i primi balsami, i primi cosmetici creati nella storia, no, avevano delle sostanze addirittura derivate dagli animali, no? Quindi dei grassi animali o degli oli. Lo zafferano si legava molto bene all'epoca con questi balsami, quindi si attaccava al capello e lasciava dei bellissimi riflessi. Ci avete mai provato? Perché no? Concludo le ultime cose, le ultime piccole curiosità. Allora, cioè ai tempi del re Numa Pompilio, i tintori erano raccolti nella cooperazione del Collegium Tinctorium e distinti tra loro a seconda del colore prodotto. I croccatori usavano il croco o zafferano per tingere di giallo, appunto croccatore perché deriva dal suo nome che è Crocus sativus, infatti assomiglia molto al fiore Crocco. Se voi in montagna fate le passeggiate ci sono i crocchi e lui ci assomiglia. Lo zafferano è un ingrediente importante, sia del pane giallo del sabato e figura in piatti ebrei preparati nei giorni di festa come la zuppa dorata di pollo. Durante il Medioevo la cultura dello zafferano si estense nelle zone di origine in tutto il mondo musulmano e la Spagna in Occidente divenne dal IX secolo uno dei maggiori esportatori, tanto da venire chiamata dai geografi arabi Bilad al-Zafaran, ovvero il paese dello zafferano. In questo periodo, tra i tanti colori vegetali utilizzati per dipingere e miniare i libri, scusate, miniare libri, troviamo il giallo di zafferano, anche se il Cennini, nel suo trattato della pittura, metteva in guardia sul suo utilizzo, perché pur essendo molto bello, impallidiva subito alla luce. Tante erbe hanno questo problema. Durante il periodo delle crociate, Venezia assunse una posizione di dominio nel commercio delle erbe, lo sappiamo tutti, e delle spezie, e la compagnia che gestiva questo monopolio, l'ufficio dello zafferano, impediva qualsiasi acquisto di zafferano al di fuori della sua mediazione. I primi bulbi della pianta furono introdotti infatti in Inghilterra soltanto nel XIV secolo, ad opera di alcuni pellegrini di ritorno dai luoghi santi, che riuscirono a far entrare nell'isola, nascoste dentro delle canne vuote. Da quel momento la coltivazione dello zafferano diventa molto importante in alcune contee, come l'Essex, per esempio. Si narra che il re Enrico VIII andasse così pazzo per questo condimento che arrivò a proibirne l'uso da parte delle dame di corte per la colorazione del lino dei capelli, considerando un inutile spreco. Pensate un po'. E qua mi collego a un'altra cosa. Fautrice fu appunto Venezia, e ritorno al libro di Galipidio Taliera che è nel mio cuore. Proprio perché lui tingeva spesso i capelli con lo zafferano. E con questa curiosità vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata con altre erbette e magari una curiosità su alcuni guaritori di Cremona.